Corrono gli anni 70 quando a Funo di Argelato viene costruito il Center Gross, questa grande cittadella del commercio all'ingrosso. Abbiamo fatto un viaggio e venite con noi a scoprire di che cosa si tratta. Lucia Galzotti, presidente del Center Gross, dall'idea di chi è nato il Center Gross? Allora, l'idea del Center Gross è nata da un problema che si era verificato a Bologna, in centro. Noi avevamo, i nostri padri avevano i magazzini nella Bologna medievale, quindi spesso erano la più parte sotto magazzini sotterranei, e poi sopra c'era un pezzo di magazzino a piano terra, e con il traffico della fine degli anni 60 era diventato molto difficoltoso svolgere i nostri commerci all'interno di Bologna. Per cui da questo problema di traffico è nata l'idea di spostarci a 10 km a nord di Bologna, per creare questo centro che, grazie all'intuizione e anche al coraggio dei nostri padri fondatori, è diventato grande 3-4 volte quello che era, diciamo, la superficie occupata dai nostri magazzini nel centro di Bologna. Tutti investirono appunto 3-4 volte tanto. E da subito il nostro centro è diventato importante a livello nazionale. La costituzione di questo centro è stata in Strada Maggiore 23, quindi sulla vecchia via Emilia. Abbiamo radici, diciamo, anche proprio nella storia di Bologna, presso l'Associazione Commercianti. E infatti noi abbiamo celebrato il 27 luglio del 2011 il quarantennale dalla fondazione della società Center Gross. Poi il centro fu fondato in 5 anni praticamente di lavori, dall'inizio dei lavori, e venne inaugurato nel novembre del 1977 dall'allora primo ministro Giulio Andreotti. Devo dire che dopo c'è stato un ulteriore sviluppo dal livello nazionale. Siamo partiti alla conquista dell'Europa quando sono cadute le barriere doganali, e poi con la caduta del muro di Berlino, veramente abbiamo avuto un altro balzo, diciamo, di fatturato e di ricchezza e benessere anche per il territorio circostante, perché i popoli dell'ex Unione Sovietica sono venuti a comprare da noi, e questo ci ha dato veramente un grande sviluppo. Ora anche abbiamo la possibilità di andare a vendere in Cina. Infatti, abbiamo ospitato, nella ultima manifestazione del nostro quarantennale, la Camera di Commercio della Cina, con al seguito 15 aziende, e che è venuta e ha tenuto ad essere presenti alla premiazione dei nostri giovani, che è avvenuta alla presenza del ministro delle. Quindi ha dimostrato un grande affetto per questi ragazzi, che il premio era organizzato in tre categorie di giovani: i giovani imprenditori, i giovani che sono nel passaggio generazionale, e i giovani lavoratori. Ognuno ha avuto l'attenzione del ministro, e questo è stato veramente molto gradito dai nostri giovani. Quali sono i numeri più significativi del Center Gross, tanto in termini di aziende presenti quanto di volume di affari e come vi collocano in Italia e in Europa? Allora, noi siamo partiti con l'investimento di 183 aziende inizialmente alla costituzione della società. Adesso siamo più di 680 aziende, quindi già questo dice quanto il nostro sistema imprenditoriale si è arricchito ed è diventato quasi un organismo vivente che si è sempre adattato ai mercati, alla variazione dei mercati, per venire incontro alla clientela di tutto il mondo. Poi devo dire che l'estensione del Center Gross è su 1 milione di metri quadrati, di cui 400.000 di padiglioni espositivi e 100.000 di servizi. La moda ha conquistato gran parte del Center Gross, diciamo,
all'origine eravamo metà moda, metà tecnici, adesso i 2/3 del Centergross sono moda, 1/3 diciamo ai tecnici della zona dei padiglioni espositivi, mentre l'area servizi che è nel centro è diventata molto importante. Infatti dopo diciamo, la città di Bologna è la sede più importante dei servizi a livello della nostra provincia. Cosa significa essere presidente e il primo presidente donna di un'istituzione come il Centergross? Questo devo dire che è una grande responsabilità. La mia diciamo, presidenza si è concretizzata perché io come azienda, la nostra azienda era già un'azienda fondatrice, quindi io ho molte conoscenze nell'ambito proprio delle aziende del Centergross. E poi devo dire che indubbiamente quello che sento che i soci apprezzano è il fatto che il Centergross venga comunicato, indubbiamente forse la sensibilità femminile ha più diciamo, attenzione per la comunicazione, quindi soprattutto devo dire a livello istituzionale abbiamo avuto il grande onore quest'anno. Sono stata ricevuta dal Presidente della Repubblica quando è venuto in visita a Bologna. È stato un colloquio privato nella sede della Prefettura. Il nostro centro di distribuzione del prodotto italiano Made in Italy, perché infatti al Centergross il Centergross è una fiera permanente. Diciamo che in termini di grandezza è grande come la fiera di Milano Ropero. E diciamo che è da 40 anni una superficie grande come quella che stanno facendo all'Expo di Milano 2015, parlo dei metri di costruito, ecco. E quindi è una realtà dalla quale a livello nazionale non si può prescindere per la moda ed anche a livello internazionale, infatti soprattutto nei paesi dell'ex Unione Sovietica è molto conosciuto il Centergross, però vogliamo farlo conoscere ancora di più perché le potenzialità nostre sono veramente grandi. E questo discorso ha interessato molto il nostro Presidente della Repubblica perché effettivamente il Centergross è un generatore di lavoro e di ricchezza per l'intero paese, oltre che per la nostra area, diciamo, regionale. Sindaco Tolomelli, 1 milione di metri quadri di strutture, oltre 600 aziende, una storia quarantennale, che cosa significa avere una struttura così all'interno del proprio comune? In una battuta è come avere un altro paese nel paese, di fatto parliamo di migliaia di persone che tutti i giorni lavorano o perché dipendenti o imprenditori o perché acquirenti delle merci, in particolare della moda in questa struttura, quindi in effetti avere un altro paese per tutte le dinamiche anche che si creano. Noi oggi siamo già da diversi anni in collaborazione con la Presidente del Centergross e quindi cerchiamo di capire come fare in modo che dopo 40 anni di attività, in cui il Centergross è riuscito ad adattarsi sempre molto bene alle nuove condizioni anche economiche internazionali, come si diceva prima, ecco, cerchiamo di costruire le premesse migliori perché anche i prossimi 40 anni possono essere 40 anni vissuti bene sulla cresta dell'onda. Si faceva vedere prima nelle immagini questo incontro che c'è stato con la Camera di Commercio cinese per creare un ponte tra l'Italia e la Cina, soprattutto per quel che riguarda la moda, la presenza comunque sia del ministro Fornero che è venuto in quell'occasione, ma anche dell'incontro avuto col presidente Giorgio Napolitano a Bologna quando è venuto in visita un po' di tempo fa, la Presidente del Centergross appunto ha avuto modo di parlare, di confrontarsi direttamente col Presidente e questo dà un po' anche il senso dell'importanza che ha questo polo all'interno proprio della scala nazionale ma anche internazionale. Quindi le difficoltà ci sono, è inutile negarselo, però ci sono appunto tanti imprenditori, anche il Centergross tra questi, che cercano di trovare strade nuove per migliorare, per superare questi momenti di difficoltà. L'ultima piccola interruzione della nostra trasmissione e poi dopo torniamo in studio.
Passiamo alla Supercarni Golinelli, un'azienda attiva dal 1975, due punti vendita, uno a Molinella e l'altro presso la cantina sociale di Argelato, appunto ad Argelato. Sono con Alessandro. Di che cosa si occupa l'azienda? Cosa producete? Noi facciamo ormai dal 1975, ci occupiamo dell'allevamento di bovini, quindi diciamo dalla svezzatura fino all'ingrassamento e alla macellazione. Poi dopo da lì abbiamo iniziato anche a lavorare sulla carne, diciamo produciamo tutti i tagli di carne, sezionamenti, e da lì abbiamo iniziato anche la produzione di salumi naturali, quindi senza aggiunta di conservanti né coloranti, e la vendita all'ingrosso e al dettaglio di questi ultimi. Non soltanto però carne si può trovare al Supercarni Golinelli, cosa troviamo anche? Oltre alla carne, che quello diciamo è il nostro cavallo di battaglia, noi trattiamo tutto quello che riguarda pollame, prodotti avicoli, insaccati di ogni genere. Adesso nel periodo natalizio ovviamente, soprattutto qua nella nostra zona, come da tradizione, cotechino e zampone la fanno da padrone insomma. Vedo anche delle belle confezioni natalizie, infatti manca poco più di una settimana. Sì, ormai siamo diciamo quasi arrivati al clou del periodo natalizio, per cui adesso le confezioni natalizie è un'aggiunta in più che diamo ai nostri clienti. Ti aspettiamo quindi qui alla Supercarni Golinelli presso la cantina sociale di Argelato. Bentrovati in studio questa puntata di Comuni alla Ribalta dedicata ad Argelato. Ci spostiamo nuovamente nella frazione di Funo e Federica Salemme del Comitato Commercianti. Allora, abbiamo visto le iniziative che riguardano il Natale, ormai siamo veramente vicinissimi, avete partecipato a... all'installazione delle luminarie? Sì, abbiamo partecipato alle... diciamo a fare le illuminazioni nel paese, abbiamo fatto anche un piccolo mercatino l'8 di dicembre dove c'era tutta un'area con dei creativi e insomma speriamo di fare sempre qualche cosa per incentivare e valorizzare questo paese. Va bene, allora buon lavoro e anche grazie a Massimiliano mille. Rizzoli che è il presidente del comitato. Lei come attività appunto che cosa svolge? Io ho la gelateria, Gelato Mania, posta all'inizio di Funo. Sì, appunto avete partecipato a queste iniziative del Natale. Abbiamo partecipato a questa iniziativa del Natale, come diceva Federica, con i mercatini, anche se mi ripeto, e l'illuminazione, che era una cosa, visto che quest'anno il Comune purtroppo non poteva per problemi economici partecipare, che non è vero che poi alla fine non ha partecipato perché ci ha passato la corrente elettrica, quindi noi abbiamo solamente posto tutta l'illuminazione. Bene, allora buon lavoro. Grazie. E buona chiusura di anno. E andiamo da Franco Pellacani, appunto Associazione Orizzonti di Pianura, però mi stava raccontando anche di una quadreria che è presente all'interno dell'Emilbanca. Certamente, all'interno degli uffici di Emilbanca ad Argelato abbiamo potuto accogliere la quadreria della Fondazione San Pellegrino di Via Sant'Isaia a Bologna, che raccoglie 130 quadri che vanno da un periodo del 1500 al 1800 e sono in prevalenza pittori bolognesi. Quindi è una iniziativa che noi mettiamo volentieri a disposizione di Orizzonti di Pianura proprio per dare un taglio ancora più importante a quelle che possono essere le opportunità del nostro territorio. Con l'assessore Borghi, scherzando, abbiamo detto che il contenitore più interessante sarebbe potuto essere Villa Beatrice, ma ad Argelato siamo riusciti ad ottenere questa importante quadreria solo negli spazi che ha lasciato la direzione della vecchia Cassa Rurale di Argelato. Però Villa Beatrice e la quadreria sono già un pacchetto importante per Orizzonti. Se mi lascia anche fare un piccolo spot per Orizzonti, noi siamo un'associazione di privati che fa questa attività come volontariato.
cerchiamo di sviluppare questa attività di turismo, enogastronomia e cultura nel nostro territorio, facendo rete tra quelle che sono le eccellenze dei comuni che sono associati e delle presenze che ci sono in questi comuni. E quindi il primo grande ringraziamento va ai comuni tutti, in particolare al comune di Argelato, che ci sostiene in questa iniziativa. Bene, grazie. Daniela Fratti, abbiamo fatto un po' una panoramica a 360 gradi, abbiamo visto un Argelato molto viva dal punto di vista del commercio, anche dell'enogastronomia, della cultura. Che cosa manca? Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto più o meno tutto. Noi comunque cerchiamo di continuare ad essere di fianco alle attività del nostro territorio, di cercare di trovare modi per valorizzarle sempre di più. Tra l'altro con soddisfazione noi vediamo che comunque ci sono persone che investono, che aprono attività sia su Funo che su Argelato. E comunque siamo anche soddisfatti in questo, nonostante il periodo di crisi, che ad oggi nessuna attività ci abbia abbandonato, insomma, anzi continuano, resistono, cercano di essere presenti e di essere molto attive. Quindi il nostro impegno nei loro confronti per cercare comunque di aiutarli a essere più vivi, a rendere più vivo il loro commercio e di conseguenza più vivo il nostro territorio. Ecco, poi ci sono gli ultimi appuntamenti da ricordare, appunto il Natale, tra l'altro so che al Teatro Comunale di Argelato si terrà Notre Dame de Paris, addirittura questa è una delle attività culturali del Comune, però poi dopo appunto le altre offerte. Sì, diciamo che sia questo weekend, come accennavo prima, che il prossimo, perché questo spettacolo è il 22 di dicembre, quindi è il prossimo fine settimana, quello più a ridosso del Natale. Ecco, poi continueranno perché avremo tutte quelle che sono le manifestazioni legate alla Befana, quindi ci sono iniziative curate dalla Proloco per quel che riguarda sia Funo che Argelato e la consegna classica delle calze della Befana il 5 sera al Palafuno di Funo, mentre il 6 pomeriggio al Teatro di Argelato con anche spettacoli per allietare un po' le famiglie e i bambini. Altra rievocazione che abbiamo sempre per la Befana il 6 di gennaio, quindi che va un po' a chiudere un po' tutte le iniziative, è una rievocazione dell'arrivo dei Magi che si svolge a Funo nel piazzale antistante alla stazione, dove c'è anche con costumi ragazzi in particolare della parrocchia, coadiuvati dal centro sociale e dall'Arci, che rievocano in maniera, diciamo, non un po' così anche folcloristica, quello che è stato l'arrivo dei Magi alla grotta, che è appunto alla capanna di Gesù Bambino. Quindi non vorrei dimenticare qualche iniziativa che comunque c'è, perché piccole e grandi ce ne sono tante, si citava prima lo Scarabocchio, ogni associazione in questo periodo dà un contributo, come amministrazione cerchiamo il più possibile di metterli nelle condizioni di poter fare al meglio le loro attività. Se mi si può consentire, mi sono dimenticato prima la citazione di una frazione che è appunto quella di Casadio, me lo diceva l'assessore Fratti nell'elenco, l'ho dimenticata, Casadio che è anche parrocchia, noi ad Argelato abbiamo tre parrocchie e una di queste è Casadio, che è una parrocchia tipica rurale di campagna, perché intorno ha proprio, cioè, il ristorante La Grigliata e pochissime case, però è anche questo un elemento storico con la chiesa, e nella canonica, dove adesso il prete non c'è più perché svolge la sua attività tra Casadio e Stiatico, quindi due luoghi vicini, c'è la sede dell'associazione Giovanni XXIII, quella fondata da Don Benzi, che si occupa del ricovero di persone che vengono di solito recuperate dalla stazione ferroviaria di Bologna, arrivano lì, trovano un minimo di accoglienza e di sostegno, e in questo periodo bisogna pensare anche a loro, a quelli che magari hanno un po' più di difficoltà, tutti li abbiamo, ma c'è chi ne ha qualcuno in più di noi, ecco, magari nel Natale ricordiamoci anche di questo, aiutiamo chi sta un po' peggio di noi.
Ecco, con questo si conclude qui la nostra puntata. Io ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti da Argelato, ringrazio voi per averci seguito, vi ricordo l'appuntamento con Comuni alla Ribalta, venerdì prossimo, il 21 di dicembre, saremo in Romagna, saremo a Cesenatico, imperdibile il presepe della marineria. Grazie per averci seguito, vi ricordo che potete trovare le puntate anche sul nostro sito internet telesanterno.com. Buonanotte a tutti. Questa trasmissione è stata offerta da